Con estrema cattiveria svuotavano conti e libretti postali di anziani e invalidi, con la complicità di direttori e dipendenti di alcuni uffici postali. A mettere fine a questi furti sono stati i carabinieri del comando provinciale di Reggio, che hanno fatto luce su due gruppi malavitosi ritenuti responsabili del meccanismo illegale che ha permesso di riciclare denaro illecito per decine di milioni di euro. Ieri, a conclusione di una complessa attività investigativa coordinata dalla Procura Reggina, i militari dell'arma comandati dal colonnello Giuseppe Battaglia, coadiuvati dai colleghi dei comandi provinciali di Roma, Napoli, Torino, Como e Vibo Valentia, hanno dato esecuzione nelle stesse province ad un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 29 persone. L'operazione Mosaico è scaturita da un'indagine avviata nel 2014 dalla Compagnia dei Carabinieri di Villa San Giovanni, dopo che un 80enne di Samo, piccolo centro della Locride, era stato avvicinato ai circuito da Filomena Carmela Bentivoglio e dal figlio Antonio Raschellà per impossessarsi di denaro, monili e titoli postali appartenenti all'anziano per un ammontare complessivo di quasi 500.000 di euro. Il libretto postale e buoni fruttiferi trafugati venivano poi affidati ad Andrea Commis e a Corrado Femia, addetti a riciclare il tutto. Per portare a termine tale compito si rivolgevano ad Antonio Francesco Felicetti, dipendente di un ufficio postale di Reggio Calabria, il quale si rendeva disponibile ad effettuare svariate operazioni di sportello illecite per consentire il riciclaggio dei titoli sottratti per poter incassare indebitamente il controvalore in denaro. Al dipendente infedele spettava per l'operazione il 20% delle somme ripulite. Gli investigatori, partendo da questo singolo caso, hanno via via ricostruito l'esistenza e l'operatività di due distinte organizzazioni criminali operanti principalmente nel territorio reggino, che con gli stessi meccanismi erano riusciti a girare denaro illecito per decine di milioni di euro. Ma al Mosaico mancano ancora delle tessere, ne sono convinti i magistrati e gli ufficiali dell'arma, che in seguito all'operazione hanno tenuto la relativa conferenza stampa. In questa prima fase ne abbiamo contate 45, ha dichiarato il procuratore vicario Gaetano Paci, ma siamo convinti che tante altre persone hanno subito fatti analoghi e magari per varie ragioni non hanno denunciato. È il momento giusto che queste persone denuncino ai carabinieri, all'autorità giudiziaria, in modo da consentirci di approfondire ancora le indagini. Soffermandosi poi sul metodo messo in atto dai criminali, ha aggiunto che la caratteristica di questi raggiri è stata la cattiveria, lo studio preventivo di vittime che per la loro disponibilità economica spesso consistente e per la loro scarsa capacità di difesa venivano ritenute più facilmente aggredibili. Incisivo, ha poi sottolineato il capitano Carulli, è stato il contatto con il personale di Poste Italiane. E proprio Poste Italiane ha diffuso una nota per specificare che ha offerto, come di consueto sin dal 2015, anno di avvio delle indagini, la massima collaborazione alla Polizia Giudiziaria di Reggio, impegnata nell'inchiesta su un'ipotesi di truffa alla quale avrebbero concorso alcuni suoi dipendenti. L'azienda, è scritto nel comunicato di Poste Italiane, è parte lesa nella vicenda. Poste Italiane ha assunto provvedimenti immediati nei confronti degli indagati. Alcuni impiegati sono stati licenziati già nel 2015 per gravi irregolarità interne già accertate autonomamente dall'azienda, mentre per altri è scattata la sospensione. Africo, Cimina, Plati, in parte Maria di Giosa Ionica e in parte San Gregorio di Cuore. In effetti, come devo dire, in questo caso probabilmente forse le procedure di controllo sono state eluse in maniera, diciamo, in parte fraudolenta, in parte forse sfruttando, come devo dire, delle vulnerabilità del sistema, perché voi pensate semplicemente che Africa, che è un paesino, come devo dire, conoscete, di pochissime anime, sono state, diciamo, incassati presso quell'ufficio di Africa, riscossi, anzi, presso l'ufficio di Africa, buoni postali per circa 600.000 euro, attraverso un meccanismo per il quale è possibile, posto che i buoni sono, diciamo, dematerializzati, incassare gli interessi, il capitale dei buoni presso qualunque ufficio postale in Italia. Se io attivo un buono postale presso l'ufficio postale di Reggio Calabria, posso riscuotere in qualunque ufficio postale in Italia. A questo punto, come dire, da tutta Italia, guarda caso, arriviamo ad Africa e riscuotiamo questi buoni per 600.000 euro, anomalia che dovrà essere comunque immediatamente evidenziata, così come ad esempio a Platì sono stati, tra Cimina e Platì, altri due paesi della Locride, di pochissime anni, sono stati riscossi buoni postali per circa 545.000 euro. Ecco, diciamo, tutto questo è venuto forse probabilmente perché
non c'è stata un'evidenza immediata di questa, che è un'anomalia effettivamente rispetto al dato generale. Il meccanismo è quello che ha descritto il dottor Paci, diciamo, le vittime sono persone anziane in cui venivano sottratti questi buoni postali istruttivi attraverso il scamotaggio, venivano effettuate le fotocopie dei documenti di identità, e appunto attraverso questo sistema che prevedeva il riconoscimento della persona che andava a riscuotere i buoni, il riconoscimento fasullo, perché poi c'era solo un dato documentale cartaceo, a riscuotere una persona diversa rispetto a quelli dei titolari dei buoni, se veniva la riscossione di queste somme abbastanza, diciamo, alte. Ripeto, metto 4 milioni di euro, ma già il dato che, come devo dire, tra solo Afico e Ciminà, 1 milione di euro di buoni riscossi, da quantomeno, diciamo, allertare il servizio di auditing delle poste affinché tutto questo, diciamo, potesse non avvenire.